Siamo a Viera di Datta, non ci sarà Pagliari, così siamo perché ecco, è anche un'opportunità per gli studenti e per gli docenti. Era un'altra che si rivolge sulla università, ma adesso anche al sport. Sì, siamo qui a Fiera di Datta Sicilia. Quest'anno in un anno molto importante per il programma Erasmus, perché stiamo festeggiando i 35 anni di successi di questo programma, un programma che dal 1987 ad oggi è cambiato, partendo inizialmente soltanto dal settore università e invece adesso ampliando il raggio d'azione, si occupa di gioventù, di formazione professionale e di scuola. Infatti è dentro proprio questa importante manifestazione, questa importante fiera, che domani premieremo 4 progetti Erasmus che parlano di scuola e di innovazione didattica. È un premio europeo dal nome EITA, cioè Erasmus Innovative Teaching Award, e siamo felici di poterlo assegnare qui in Sicilia. Crede che l'ambasciatore delle scuole è un settore importante, no? Quello di portare, diciamo, ideali di Erasmus e dell'Europa anche scolari tra i docenti e tra gli studenti. Sì, esatto. Bisogna iniziare a parlare di scuola, di cittadinanza europea fin da piccoli, quindi dare opportunità già ai giovani cittadini di crescere, di formarsi in un'Europa sempre più multiculturale, multilingue, ma dove ognuno poi trova anche la bellezza di stare insieme e di collaborare. La scuola ha un ruolo fondamentale e quindi anche il programma Erasmus è a servizio della scuola, sia per la formazione dei docenti che per la mobilità dei ragazzi. E per diffondere le opportunità di Erasmus, l'Agenzia Nazionale Indire ha nominato 265 insegnanti esperti sul territorio nazionale con il ruolo di ambasciatori per il mondo della scuola per Erasmus, che sappiamo già stanno facendo un lavoro eccellente di promozione di tutte queste opportunità che ho sinteticamente descritto.